Ciao Sammy. Buongiorno. Vabbè bro, io ho finito e vado a dormire, ma te che stai a fa? Oh, ma hai detto te di fare il surplus calorico? Buongiorno ragazzi e benvenuti ad un altro video. Mercoledì 4 novembre. In questo video volevo parlare del perché ho deciso di non fare una fase di massa quest'inverno. Ma prima di parlare di ciò dobbiamo parlare delle elezioni americane, perché ieri sera, diciamo, è l'ultima sera delle elezioni e fino a stamattina ancora non sono usciti i risultati e sembrerebbe abbastanza pari Trump e Biden, con molti che dicono che Biden vincerà. Non so se voi avete seguito o meno con tutti gli altri problemi che ci sono, ma dato che sei americano, noi ogni 4 anni ci guardiamo alle elezioni americane, quindi stiamo aspettando i risultati anche stavolta. Andremo in palestra fra una mezz'oretta, ma prima mi faccio un caffè. E noi fedelmente stiamo utilizzando questo tipo di coffee maker. Aggiungiamoci un po' di dolcificante, uno va bene. Aggiungiamoci anche un pochino di Lecce, goccio. Ok, quindi ci abbiamo il nostro caffè. E oltre al caffè mi sto anche bevendo questo bolero all'ananas e devo dire è buonissimo, zero calorie, e me li ha fatti conoscere Ele. Questo vi dolcifica tutta l'acqua, una bomba. Allora, stamattina molto del lavoro che ho fatto era per Kaizen e nell'ultimo video vi avevo detto che volevo parlarvene un pochino. Il modo migliore è semplicemente farvi vedere, quindi vi faccio vedere qua sullo schermo. Praticamente con Kaizen stiamo facendo ogni capo da zero, perché vogliamo che sia esattamente come diciamo noi. Stiamo organizzando il prossimo lancio, abbiamo già fatto due lanci, speriamo di riuscire a farlo entro dicembre, però appunto dato che ci mettiamo così tanta qualità nel processo dobbiamo aspettare i campioni, ci vuole tempo. Se i campioni non vanno bene noi facciamo delle piccole modifiche e aspettiamo nuovamente, quindi non voglio rush. Però per ogni campione, per assicurarci che le fabbriche capiscono quello che dobbiamo fare, dobbiamo creare i tech pack. Vi faccio vedere in questo momento, ad esempio, un pochino uno spoiler, ok? Ad esempio se andiamo sul jogger tech pack, dobbiamo creare delle cose simili, ok? Per descrivere tutto quello che noi vogliamo sull'indumento. Tutto questo lo faccio io. Questo è anche gran parte del mio tempo e sinceramente questo mi piace tantissimo, perché creare qualcosa di zero è quello che alla fine mi ha fatto iniziare Muscolo a Vita, e con Kaizen sto rivivendo tutta questa esperienza, quindi è una bomba. Enough of Kaizen, mi bevo il mio caffè, poi ci mangiamo qualcosina e poi raggiungiamo sempre in palestra. Devo raccontare, mi stavo per allenare, poi mi ha chiamato DHL dicendo che ci avevano un sample di Kaizen, quindi sono corso indietro. Nel frattempo in palestra stanno a fare un cioè, che stanno a fare? Spiegatemi voi, stanno a fare un ritrovo di non so che. Quindi io direi che invece di allenarci per ora apriamo questo. Ero scarico, però è arrivato questo, mo sono carico, me la metto e poi ci alleniamo. Tipo il processo, vedi, mi faccio mandare diversi tipi di tessuto, ci stanno alcuni di questi che stiamo facendo. Oh, guarda qua, non so se riesci a vedere, si vede il Kaizen? Forse no? Poco. Sì, sì. Queste sono praticamente le cose custom che stiamo facendo noi. Quella che cos'è G? È una performance o...? Sì, è la performance, ma con il logo centrale. Quindi tessuto e fit simile all'ultimo lancio? Sì. Ma poi che fisicone. Ma che sì. Sto bene, so. Devo vedere se è una L. Wow, che spettacolo. Come l'ultimo, però presto una L secondo me. È una L? È un po' piccola, però. Ah, greve, l'ho visto. Vabbè, io sono mini, che non c'ho il pump.
e quindi ci alleniamo e facciamo un piccolo voiceover rispondendo al titolo. Oh. Per rispondere al titolo di questo video voglio presentarti prima la ricerca scientifica su questo argomento e poi parlarti della mia esperienza personale con le fasi di bulk negli ultimi anni. In primis riporto lo studio di Garte et al 2012 nel quale i ricercatori hanno diviso 39 atleti elite, quindi abbastanza esperti di palestra, in due gruppi. Con il primo gruppo che seguiva un protocollo di nutrizione in surplus calorico con una media intorno ai 3000 calorie giornaliere. Mentre il secondo che seguiva una strategia di ad libitum diet con una media di 3600 calorie al giorno. Dopo 12 settimane entrambi i gruppi hanno messo su una quantità simile di massa magra, ma col gruppo in overfeeding forzato che ha messo su oltre 3 volte la massa grassa. Questo studio quindi ci suggerisce che non esiste veramente un overfeeding per velocizzare il tasso di crescita muscolare. Non è che un surplus calorico maggiore risulta in maggiore crescita muscolare. Dopo una certa soglia, le calorie in più non vanno ad aumentare il tessuto muscolare, bensì vengono immagazzinate come grasso. E il secondo studio che riporto è di Barakat et al, uscito poco fa, proprio in agosto 2020, sulla ricomposizione corporea in lifter non principiante, bensì già più esperti. Hanno raccolto e messo insieme molti studi a riguardo per cercare di trovare un consenso generale nella ricerca scientifica per rispondere alla domanda: si può aumentare la massa muscolare e bruciare grasso allo stesso tempo, anche in lifter più avanzati? E la conclusione è che sì, con un programma ottimizzato di resistance training, ovvero di resistenza pesi, e un intervento sulla dieta si può costruire tessuto muscolare sia in condizioni ipercaloriche, ovvero di surplus, che in condizioni ipocaloriche, ovvero in deficit. Quindi, stando alle due ricerche, fare una fase di massa apposita in cui si alzano le calorie in surplus calorico non sembra essere necessario per aumentare la massa muscolare. Ciò che sappiamo che è necessario è un programma ottimizzato di allenamento pesi. Con la dieta c'è ancora un dibattito aperto e, stando agli studi, si può crescere anche senza un surplus estremo e persino anche proprio con un deficit calorico. Parlando della mia esperienza personale, ho fatto per 2 inverni 2 fasi di massa in cui ho spinto in alto il mio peso corporeo. Nella prima ho fatto una sorta di dirty bulk, mangiando quello che volevo, arrivando fino ad un peso di oltre 80 kg. Nella seconda ho fatto più una sorta di lean bulk, arrivando ad un peso di 78 kg. Per entrambe ho poi dovuto ripulire facendo una fase di definizione per 3-4 mesi, in cui a mio parere sì, sono progredito, ma non so se abbastanza, per me almeno, da accettare una condizione più grassa per svariati mesi, seguita poi da una restrizione prolungata di calorie per ripulirmi. Avendolo già provato, voglio provare praticamente un altro metodo, ed è per questo motivo che ho scelto di non fare un bulk programmato appositamente questo inverno, bensì di restare intorno alle calorie di mantenimento per cercare una ricomposizione corporea, mangiando un po' di più se le situazioni me lo richiedono e facendo qualche mini cut se voglio ripulirmi un attimo, ma con un netto bilancio calorico sulla stagione intorno al mio mantenimento. Acceso il microfono. No ragazzi, allora durante questo allenamento Sammy anche prima mi ha detto: ma per te non ti basterebbe fare 3 mesi di bulk fatti bene e così fai vedere, anche lo porti sul canale e fai vedere quanta massa magra prendi? E quello che volevo dire a Sammy è che, come benissimo tu stesso sai, che purtroppo al mio livello, tipo la crescita muscolare, il tasso di crescita è così lento che io, se voglio veramente vedere molte differenze sul mio fisico, dovrei fare un bulk lento e costante, ma costante per un anno e mezzo, 2 anni, e da lì veramente, se io voglio vedere una differenza nel mio fisico. E quindi uno deve un po' pensare, è un po' quello che dobbiamo fare tutti ogni giorno, è il sacrificio del giorno presente per un investimento futuro. Quindi o accetto che nel presente, invece di fare definizioni, sti cavoli del mio fisico, io devo fare 2 anni di massa e puntare a lungo termine e poi fra 2 anni ne riparliamo, oppure, dato che questo comunque è il mio lavoro attuale, io preferisco stare sempre un pochino più lean, e che se mai dovesse uscire un'opportunità, devo fare un photoshoot, devo fare così, in un mese, 30 giorni, 40 giorni io posso rimettermi in forma rapidamente, no? Sì. E non so se
a una certa faremo, perché no, una serie di un anno e mezzo in cui bulk non mi fermo, magari mi vedrete un po' più cicciotto, magari la possiamo fare, però volevo farvi capire, questo è il motivo, che per me in questo momento è per quello che scelgo di stare in una ricomposizione corporea, perché so che se io progredisco l'allenamento e i carichi aumentano, io sto aumentando il mio tessuto muscolare magro. La cosa è che il mio fisico, per vedere veramente un cambio drastico a questo punto, io dovrei investire appunto un anno e mezzo, due anni, senza fare nessun tipo di cut aggressivo, e è solo quello. Devi fare questo tipo di sacrificio e investimento, e io non so se è la scelta migliore per me, adesso. Dato che comunque appunto adesso faccio il coach online, devo stare su Instagram, queste cose qua. Questo magari in futuro. Magari in futuro. Siamo tornati a casa. Guardate che magica sta cosa. Secondo me è bellissima, vero? Voglio brillo. Oh, oh, oh. Bella, è tipo qua centrale. Sì, la voglio brillo. Te la daremo. Ma enough of Kaizen, vi faccio vedere il pasto rapido. Stavo dicendo a Ele, io questi ultimi due giorni sto mangiando poco, tipo 1800. 1800 calorie, perché non lo so, questa è la mia digging week, no? In tutte, in teoria è l'ultima settimana di mini cut, quindi sto tagliando abbastanza le calorie, e quindi tipo la mia mente funziona a metà, quindi per ora, aspetta, per ora questo è il mio pasto post workout, solito 18 grammi di proteine, questo yogurt al mango e alla vaniglia ed è una bomba, cottage cheese. Quindi facciamo il pienone di proteine e di tutto quello che viene con i latticini, quindi calcio ed altro. Poi mi mangio verdura perché il volume mi salva, e c'ho anche due vasa. Cosa ci devi dire? Questo a te, quindi lo mettiamo, se ci sono pure le carotine, amore. Le carotine andranno più tardi come step 2, perché per ora la mia mente pensa una cosa alla volta, quindi proteine. Prima cosa, proteine. Dai, mi raccomando sempre che tu mangi abbastanza verdure. La cosa che volevo dire è che... Ma magari lo tagli se mi piace, però tipo per me ragazze, se tipo i ragazzi sono in cut o a dieta va bene alla fine, perché ogni volta finiamo noi per ingrassare stando con loro che mangiano come bufali, perché ti viene voglia vedendo dolce e schifezzette, però invece così è easy, perché mangiate quanto noi, mangi quanto me e io sto a posto. La cosa divertente è che le parla alle ragazze qua, ma non so quante siete, ragazze se ci siete fate ciao, perché secondo me siamo il 90% italiani, italiani. Non c'è sta con la capoccia, 90% maschi. Dai, mangio. Ho mangiato lì quello che ho fatto vedere e sto facendo un piccolo dolcetto prima di mettermi a lavorare. Wow, un coffee black. Ci aggiungo il dolce piccante e poi... Ok, ve la faccio vedere. Questa è una crema che io provavo a resistere, lei mi diceva provala e io provavo a resistere. Questa è la Protein Cream Duo di Foodspring e vi ricordo che col codice Muscoli a Vita avete il 15% su tutti i prodotti di Foodspring sul loro sito. Questo è gusto hazelnut e cioccolato bianco ed è veramente squisita. Me ne faccio uno o due cucchiai praticamente con ogni pranzo, ogni cena, per tipo dare al corpo quella sensazione di dolce e di fine pasto che sto notando mi sta aiutando molto a rispettare le calorie. Yes. Alright, stiamo cucinando, facendo la cena e vi ho fatto vedere tutti gli ingredienti di quello che andremo a fare. Andremo a fare questa protein pasta di Foodspring che è buonissima. Ci aggiungiamo 200 grammi di pollo che mi cucinerà Ele insieme a della salsa di soia e a un mandarino, e poi alla fine aggiungo un po' di parmigiano sulla pasta. Vi faccio vedere quando il piatto è completato. Non ci sto con la testa, scusate, sono stanco. Ah, tu Ele, che stai facendo? Le verdure, sto facendo i zucchini noodles, poi facciamo il pollo, poi sto facendo la zucca al forno. Insomma, tanto per cambiare, mangi le verdure. Dovresti pure tu. Magari rubo un po' di questo, dai. Sì.
pronto adesso che sono qua un po'. Questo sembra delizioso, grazie mille amore mio. Pollo, ha detto che ci ha aggiunto anche lì un goccetto di olio, se no è salsa di soia e un mandarino, così che viene tipo un sapore tipo arancia che è veramente buonissimo, ve lo consiglio. Poi qua invece accanto c'è la pasta proteica di Foodspring che vi ho fatto vedere, che ha dei valori assolutamente assurdi. Se non avete ancora controllato i valori della pasta proteica di Foodspring, vi consiglio di farlo, tipo oltre il 50% di proteine, una roba assurda. Io non vedo l'ora perché c'ho fame, mi pappo questo, veramente mangio questo e guardo la Juve, vediamo come va la Champions. E noi ci aggiorniamo dopo, anzi fammelo provare un attimo live. Vediamo sta pasta. Buonissimo, cioè è la prima pasta tra virgolette vegetale, non pasta, pasta proteica, che però non ha un sapore strano, ha un sapore di pasta. Buonissimo. Mettiamo il pollo. Amore, buonissimo. Wow. Alright raga, io finisco il video qua, spero vi sia piaciuto. Veramente ci abbiamo messo un botto di roba in questo video e abbiamo provato a dare il massimo, come la filosofia Kaizen, keep improving. Non dobbiamo mai stare fermi e essere, diciamo, compiaciuti e soddisfatti del lavoro. Soddisfatti sì, ma dobbiamo continuare a spingere e migliorarci, da quello che stiamo provando a fare anche col canale, includendo appunto queste parti un pochino più comiche all'inizio, questi skit insieme a Sammy. E mi raccomando, se vi è piaciuto questo video lasciateci un bel like e noi continueremo a fare questo tipo di video, un po' vlog, perché comunque a me fa piacere condividere con voi la mia vita, veramente mi piace un sacco, vi voglio parlare di Kaizen, vi voglio parlare di tutte queste cose, in più aggiungendo un po' una parte comica, perché io di mio sono una persona abbastanza seria e lo sa benissimo, sono un po' noioso in questo, però ogni tanto, perché no, fare degli skit comici ci sta. E poi la parte scientifica del video, perché quello, lo sapete, è la mia passione, io mi leggo gli studi e provo ad essere sempre aggiornato appunto con l'approccio scientifico al fitness e alla dieta, che è quello che faccio poi con me stesso e con tutti i miei clienti. Quindi questo è tutto, ti apprezzo tantissimo se sei arrivato alla fine, mi raccomando spacca quel pulsante like, hashtag Kaizen nei commenti, e vi apprezzo molto, ci vediamo tra pochissimo.